Oggi ci troviamo a Stezzano, ragazzi, in provincia di Bergamo. C'erano in giro aree di sosta, un po' aree di sosta, aree di scarico, scusate, un po' intasate. Questa è stata pulita per benino dal comune. Ci saranno quei 6-7 gradi. Il sole si fa vedere molto, molto, molto bene. Bergamo è un posto tranquillo, molto vivibile. Pressione delle gomme 3 e 6. Questo lo chiudiamo con la pinza, se no i ragazzini tic. Alle volte sei lì che pensi e mediti a tutto il tempo che hai venduto nella tua vita. Il tuo tempo non te lo ridarà indietro nessuno. Nessuno. Quando arriverai ad un certo punto della tua vita, qualcuno ti dirà: ah, sei vecchio. Ma come? Hai passato tutta la vita per metterti via una pensione e poi? E poi arriva quel pistolino e ti dice che sei vecchio. Sto facendo delle supposizioni. E uno si potrebbe anche girare male verso una persona che gli dice così. Perché in teoria uno arriva fino all'età pensionabile e poi che cosa fa? Poi, da quelle che sono le leggi attuali, se non vado errato, si avrebbero 67 anni. 67 anni non è come 44 o 54, è un po' diverso. È vicino ai 70. Sicuramente hai meno forza che a 57 e a 47. Quindi ci hanno messi nella condizione di accumulare denaro, denaro, lavoro, denaro, lavoro, denaro, lavoro, denaro in continuo. Giri per strada e vedi una Porsche o una BMW, bellissima automobile. Ah, chissà come sta bene quello che le possiede. Non è detto. Io conosco di persona l'ex presidente dell'Inter, quando c'era Karl-Heinz Rummenigge. Lo conosco di persona. Non fa una vita semplice. Alle 4 di mattina, spesso e volentieri, i suoi azionisti in crisi depressive. Ah, mister, guardi che dobbiamo vendere 25 milioni di quelle, se no perdiamo. Magari sono strafatti di chissà che cosa. Il tuo tempo non te lo ridà nessuno. È vero che con le idee si può campare, se vengono tramutate in qualcosa di concreto. È vero che chi ha molti soldi ha molte cose. Ma chiedetevi una cosa. Quando vanno al cesso la tirano anche loro? L'acqua?
e un'altra. I soldi non fanno la felicità? Certo, meglio averli, no? Ma il discorso era per dire questa cosa che continua ad andare avanti, del voler mettere via, del voler avere sempre più possedimenti. Se noi riuscissimo a prendere tutto il denaro che c'è sul pianeta, tutte le ricchezze, che siano auree, che siano diamanti, che siano petrolio, le divideremmo per il numero di esseri umani che ci sono sul pianeta Terra. Io sono sicuro che avrebbero tutti quanti una bella somma. Il problema è che dopo i poveri non esisterebbero più, quindi i ricchi non esisterebbero neanche loro. Non ci può essere il bianco se non c'è il nero, no?